Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un bel volo da un aereo e beh, diciamo che essere vivi non è una cosa così scontata. Oggi invece ci attaccano gli zombie. Let me know when you're on your way. On my way? Where? For your meeting with the mayor. First I've heard of it. Right, I hadn't called you yet. So what's this meeting about? I don't know, but he said there's a problem that Stag's dragging their feet on, so he's looking for outside contractors. Ci credo. Does he have your number? I've dealt with the man before. He's a powerful connection to have in Steelport. If you say ovviamente. So. You'll see. Va bene, vedremo cosa ha da dirci il nostro carissimo sindaco. Vada via, signora. Have a nice day, mate. Eccoci arrivati. Vediamo cosa ha da dirci il sindaco. What are we waiting for? We're not walking in there until you promise to play nice. Fai il bravo. Repeat after me. Don't fuck with the mayor. Look, sweetie, I'll fuck with whoever I wanna fuck. E c'ha ragione. Viola, is this the kid you were talking about? The kid. Fucking Reynolds? Who else could keep this town running? Besides, hey, I love my constituents. Si vede. I am a huge fan. Excuse me. Viola says the Saints are the new game in town, if that's cosa succede alle ombre? Yeah, great. What do you need? I got a zombie problem that I want. Wait, zombie? Zombies. You mean metaphorically, the celebrity-obsessed media drug mess? No, yeah? No. This ain't Los Angeles. I'll tell you about it later. You knew about this? Lo so, è colpa mia. What do you think, kid? Che possiamo farlo? Exactly in our wheelhouse, but we'll give it a whirl. Beh, non è la prima volta che abbiamo a che fare con gli zombie, quindi. You're acting like I never had outsmart a paramilitary organization before. Call me when it's done. Grazie. Torna qui, bellezza. Sindaco. Oh my god, this guy is fucking awesome. Stop being a fanboy. Smetti di fare il fanboy. Che tra l'altro in sta sezione qua è veramente pallosa, perché purtroppo gli zombie, qualsiasi colpo ti fanno, la carica che ti fanno, è un agguato a tutti gli effetti, quindi devi sempre tenerli a distanza continuamente. It's too late now. You don't back out after agreeing to something with the mayor. Lo so, c'hai pure ragione anche tu. Ecco fatto. What's the plan here? Use the masks to find the chemicals and kill anyone who tries to stop us. Simple, really. But for killing the zombies. Più semplice di così. Shoot them till they stop moving. Certo, guarda. È così che funziona, d'altronde. Di solito la testa funziona. Ecco che siamo arrivati alla zona di salto. Reggiti forte, Viola! Ovviamente ci ferma all'improvviso. Heard from my contact in Stag. There are three containers leaking the virus into the air. Uh-huh. They'll have to be submerged in water to be neutralized. Perfetto. Think you can handle that? Matt Reynolds, hai voglia? Stag gave me just the tool I need. Beh, ti dirò che in effetti con quella maschera non stiamo neanche male. Dove sono i nemici? In ogni caso. Meglio evitare subito che si avvicinino troppo. Dobbiamo tenerli più distanti possibile. Dov'è che è? Eccolo qua. Uno, due e vai. Vola in acqua. E tu vola via. Forse ecco. Stavo dicendo. Porca troia, che colpo incredibile. Forza. Dobbiamo andare a salvare Viola. Fuoco! Fire! Fire! Non riesco. Ecco. Perfetto. Un po' di farming di morte istantanea. Dai, forza, inseguitemi.
Cazzo, meglio di Dying Light 2 questo. Forza, forza. Seguitemi pure se ce la fate. D'altronde io non ho mai... Allora, dipende sempre da chi crea il gioco o il film di zombie di turno, ma non ho mai capito come effettivamente gli zombie potessero correre. Alla fine sono lenti. Non... Cioè, sono carne che sta marcendo. La muscolatura per correre non dovrebbero neanche averla. Però vabbè, quelli sono dettagli di chi crea il gioco o appunto il film di turno. Viola! Eccomi qua. Allora. Puff. Puttanega, che colpo. Allora, dobbiamo andarci a liberare del contenitore di là. Forza Viola, seguimi. Dobbiamo fare attenzione. molto scientifico. Oh, funziona così, cara. Occhio, Viola. It's unbelievable. How frail the human life is. No, that we never thought of manufacturing zombie gas. The Morningstar could have made a killing. Questo è apparso all'improvviso e uno mi ha dato fuoco. Forza Viola, muoviti. Dobbiamo superare questa carrozza. Eh beh, chi voleva farlo? Esatto. Ok. Gigante, grosso e cattivo, già eliminato. Perfetto. Cacchio. Aspetta. Perfetto, almeno un pochino l'abbiamo spostato. Porca di quella. Appena riesco a caricarmi un attimo, faccio saltare in aria tutti. Madonna mia, che odio quando ti danno fuoco. Ecco fatto. Allora, uno. Signora, ha rotto le palle, se ne vada. No, 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 no. Dove vai? Dove vai? Ecco fatto. Che nervoso che sono sti zombie. Vai via. Ancora un pochino. Ecco fatto. 3, 2, 1, vai. No, 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 che fai? Via, da questa parte. Perfetto, in acqua. I'm not feeling so well. Let me check it. Shit. The hose on your mask is damaged. There's a rim job close by. Maybe I can fix it there. That's a good fix. Perfetto. Ok, dai. Allora muoviamoci, per favore. Che la vista così è veramente terribile. Dobbiamo muoverci, Viola, perché non so quanto resisteremo. Abbiamo 2 minuti e la vista già è orribile. Eccolo qua, meno male che già l'avevo comprata questa zona. Che tra l'altro in questo stato, quando non ci sentiamo bene, la nostra stamina scende giù velocemente. Ma vai via, va, vai via, sparisci. Ma... Catroia! No, è sto arrivando, sto arrivando, se solo me lo permettessero. Ma porca puttana. Oh, ecco qua. Che fine ha fatto il gigante? Proteggi Viola. Scusami, il gigante che stava arrivando lì, che fine ha fatto? Quanto li odio sti zombie delle palle. Dio mio, quanto li odio. Comunque il gigante che stava arrivando da sta parte, che fine ha fatto? Ecco qua. Mamma mia. Ma proprio all'ultimo istante, tra l'altro, ce l'abbiamo fatta. Dopo ti farei una bella doccia.
Ecco qua. Beh, in realtà sì. Esatto. Zombie Lin, Zombie Carlos, il minigioco degli zombie. Voglia. Ma porca di quella miseria. Ma vai via. Ecco fatto. Ecco fatto, mettiamo questo. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai via. Vai via anche te. Sono nervoso. Porca miseria. Ok. Beh, grazie. Sicuramente sarebbe una cosa utilissima avere l'aiuto del sindaco ogni tanto. Beh, io ti dico che non è un'ottima idea invece. Però io ti dico di no, Oleg. Gli zombie sì, possono essere sicuramente una bella risorsa, ma preferisco non avere roba troppo pericolosa che potrebbe un giorno rivoltarsi contro di noi o essere usata contro di noi. Quindi meglio distruggerla e basta. Forza, forza, io sto continuando a maxare la morte istantanea, quindi sono tutti punti esperienza che mi entrano a me nelle tasche. Madonna mia, ok, sono arrivato. Viola, ci sei? Penso di sì. Allora, distruggi. Ricompensa zombie come amici, ricompensa Barn Raynor e la SWAT. Oh, Viola, brava, brava che sei entrata. L'ho vista volare in modo abbastanza strano. Comunque, Oleg, mi dispiace, ma diciamo addio agli zombie. Ovviamente ce ne liberiamo. Commander, what the hell are you doing? There have been some complications. Complications? Don't talk to me about complications. I want results. You want results? Then authorize the use of the Daedalus. If Congress got on board, Homeland Security would never allow it. This is out of control. I am coming to Steelport. Ottimo. Zombies and Monica Hughes? Shit. Shit. Povero Ciro. Attacco zombie, 17.000 dollari, un bel po' di rispetto. Il sindaco come companion, la SWAT come aiuto. E la maschera antigas. Più chiama il sindaco per abbassare la notorietà. Grazie sindaco, grazie. Questa volta tra l'altro non abbiamo altre spese da fare. Un morso e cervello. Brains. Ah giusto, aspetta, non dovevo andare sui potenziamenti ma su denaro. 30.000 dollari. Allora, vorrei un attimo vedere nella mappa quale zone abbiamo ancora grosse da fare. Abbiamo questa che c'ha, diciamo, solo un negozio e una modalità da fare. Questo c'ha due modalità, una zona in cui si picchiano, un negozio. Perché stavo pensando di comprare il potenziamento, quello lì, che ci fa permette di ottenere una zona. Il punto è, quale zona prendiamo? Io ti direi la zona con più attività da fare, tipo questa. Questa è intermedia, questa è difficile, questa è facile, questa è intermedia e questa è difficile. È sicuramente la zona migliore. Questa invece c'ha due negozi che non ho comprato e due modalità che sicuramente sono facili, ovviamente, tranne quella che è difficile, più la zona delle barche, ma ce ne frega relativamente. E perché effettivamente molte, non tutte, delle attività le ho già fatte. Tipo qua ci mancano tre negozi, ma ci mancano questo che non so e questo qui che è difficile.
Mentre qui, bene o male, ce l'abbiamo. Vorrei potenziare le armi, ma a questo punto direi di usare il bonus della conquista della città. È sicuramente utile. È sicuramente utile. Ti dirò che conquistare questa zona sicuramente è un'ottima idea. Conquisti il 25%. Sì, dai, ci togliamo un bel po' di cose da fare, vai. Perfetto, conquista 66%, 2700. Minchia, un bel po' di soldi già ci sono rientrati con questa. Praticamente ci siamo appena ripagati quello che abbiamo speso. Ci siamo appena ripagati tutto quello che abbiamo speso, ragazzi. Potenziamento dell'energia. Hai voglia, questo lo prendiamo. E ci rimangono giusti giusti i soldi per un po'. No, non è vero, ce ne servono 36.000, cavolo. Per 7.000 dollari. Va bene, stavolta li teniamo, non li tocchiamo più. Anche se i danni potrebbero essere una bella idea, ma ormai siamo arrivati veramente a fine gioco quasi e ce la riusciamo a gestire. Magari nelle abilità qualcosa, tipo l'incremento dello sprint, ma anche lì ci serve un bel po' di soldi. Va bene, no, lasciamoli da parte, così la prossima volta riusciamo a comprarci tutti e due i potenziamenti delle armi. E tra l'altro devo andare a fare rifornimento di munizioni. Dove ci troviamo? Qui. Ok, andiamo qui a questo negozio. Grazie Dying Light. Madonna, è stata una grande idea effettivamente comprarci il potenziamento, quello lì che ci faceva conquistare subito un pezzo di città. Veramente ci siamo ripagati quello che abbiamo speso. Poi, allora, sono anche un po' scemo io perché è veramente molto che non ci giocavo a Saints Row 3, forse proprio dall'ultima volta che l'ho registrato. Ma se in una zona in cui c'era tutta roba difficile noi non avessimo fatto nulla, o appunto non avessimo neanche comprato i palazzi, quelle cose lì, veramente usare quell'abilità qui era veramente comprarsi tutta quella roba lì a gratis. Poi vabbè, noi i palazzi già li abbiamo presi, perché così fra una cosa e l'altra ci guadagnavamo un po' di soldi extra già dall'inizio. Come ho sempre detto, bisogna spendere per guadagnare. Per esempio, l'altra volta che abbiamo comprato sia il palazzo da 50.000 sia l'aeroporto, che veramente sì, uno se la poteva anche risparmiare come cosa, perché vabbè, potevi appunto conquistarti una zona con più obiettivi da fare, però veramente quei due cose lì costano veramente molto. È veramente un guadagno. Però vediamo se con 28.000 dollari magari almeno le munizioni possiamo aumentarle. Non ti dico tutte, ma almeno qualche munizione extra. O la ricarica, però vabbè, la ricarica è il meno dei problemi. Per esempio con 5.000 ci aumentiamo il mitra, va bene. Con 10.000 altre granate, ci portiamo magari altri esplosivi e ci facciamo anche uno del fucile, dai. E anche uno del fucile a pompa, dai. Va bene, fanculo risparmiare, abbiamo già speso tutto quello che ho detto, risparmiamo. Che tra l'altro vorrei togliere il fucile da cecchino, nonostante mi piaccia un sacco, e magari portarci questo. Portarci questo perché coi bestioni effettivamente è una bella difesa. Però questo qui è un esplosivo gratuito in pratica. Se finiamo anche volendo le munizioni di questo, abbiamo questo come backup. Cioè dai, alla fine è un'esplosione controllata abbastanza buona. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.